Saluto tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo. Quando sono venuto nel vostro paese 50 anni fa ero un giovane uomo, ma sono passati molti anni. Così per la grazia di Dio condivideremo molti passi della scrittura con voi. Ed io credo con tutto il mio cuore che Dio ha ordinato questo giorno. Come sta scritto nel Salmo 118, questo è il giorno che il Signore ha fatto. Il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e festeggiamo in esso. E poi andiamo direttamente in Luca capitolo 19. Quando il Signore è andato sul monte degli olivi, ha guardato su Gerusalemme e ha pianto amaramente dicendo quante volte ho voluto raccoglierti. Ma tu non l'hai voluto. E poi egli ha pronunciato il giudizio. E nel versetto 44 il nostro Signore ha detto perché non hai riconosciuto il giorno della tua visitazione. Questo è molto importante. Conoscere ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Avere parte in ciò che Dio fa secondo ciò che Egli ha detto nella sua parola. E poi abbiamo Matteo capitolo 7, versetto 21. Molti verranno a me in quel giorno. E diranno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato? Non abbiamo fatto tutte le grandi cose? E il Signore dirà, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Io non vi conosco. Loro pregavano per i malati, accadevano segni e prodigi. Non a motivo dell'uomo sulla piattaforma, ma perché le persone credevano Dio. Questo è molto importante saperlo. Noi crediamo Dio. E poi andiamo in Matteo capitolo 25, nel versetto 10 leggiamo, quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze. E la porta fu chiusa. E la porta fu chiusa. E poi sono arrivate quelle che erano in ritardo e hanno bussato alla porta, dicendo: Aprici, aprici. Ma il Signore disse: Io non vi conosco. Da prima avevano udito l'ultimo messaggio: Ecco lo sposo viene uscitegli incontro ma qualcosa accadde lungo la via non sono rimaste nella parola di Dio soltanto se siete nella parola di Dio voi siete nella volontà di Dio e poi se andiamo in Apocalisse capitolo 20 gli ultimi versetti quelli che non furono trovati scritti nel libro della vita dovettero andare nello stagno di fuoco. Quando leggiamo simili passi della scrittura, miei cari fratelli e sorelle, amici miei, dobbiamo prendere ciò seriamente. Dobbiamo avere Cristo come nostro Salvatore. Dobbiamo avere il perdono dei nostri peccati. Dobbiamo riconoscere ciò che Dio ha fatto. Seconda Epistola Corinzi capitolo 5, Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Ma dobbiamo accettarlo. Dobbiamo riceverlo. Dobbiamo sperimentarlo. Così comprendiamo per la grazia di Dio tutto ciò che il Signore ha fatto deve essere ricevuto. Ecco perché la Sacra Scrittura dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali hanno ricevuto Gesù Cristo come personale salvatore. Cari amici, Dio ha un piano di salvezza e dal giardino dell'Eden tutti gli uomini hanno dovuto morire e nulla è così certo nella vita come la morte. Ognuno che è nato in questo mondo Deve andarsene di nuovo, deve andarsene, perché il Signore Dio aveva detto, il giorno in cui ne mangerai, per certo morirai. Così dobbiamo comprendere che il Signore stesso, nessun altro, il Signore stesso che aveva creato Adamo alla sua stessa immagine, il Signore stesso, ha preso la responsabilità di venire per riscattarci. Il Signore dell'Antico Testamento è il Signore del Nuovo Testamento. Così, siccome fece l'uomo per cadere, lui stesso doveva venire a riscattarlo. Dunque, per la grazia di Dio, la redenzione è diventata una realtà. Ed ecco perché l'Apostolo Giovanni ha detto, nella prima epistola di Giovanni capitolo 5, a tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma anche nei versetti 11 e 12, chi ha il figlio di Dio ha la vita eterna. E chi non ha il figlio... Non ha la vita eterna. Ha una religione, ma non ha la vita eterna. Se desiderate vivere in eterno, voi dovete avere la vita eterna. Non potete vivere in eterno a meno che abbiate la vita eterna. E c'è soltanto uno che ha la vita eterna ed è Dio. Perché Dio è da tutta l'eternità. E Dio è stato manifestato in Cristo, così la vita eterna è venuta a noi. Ecco perché il Figlio di Dio ha detto che dobbiamo nascere di nuovo. Giovanni capitolo 3: Voi dovete nascere di nuovo, perché ciò che è nato dalla carne è carne, e carne e sangue non possono entrare nel regno di Dio. Così dobbiamo nascere di nuovo. E poi leggiamo nella scrittura, nella prima epistola di Pietro, che siamo nati di nuovo tramite la semenza della parola di Dio e per mezzo dello Spirito Santo, proprio come è nato il nostro Salvatore. Noi possiamo tornare indietro in Matteo capitolo 1, in Luca capitolo 1. Cosa accadde? L'angelo Gabriele discese dal cielo e diede a Maria la promessa, e lei ha creduto la promessa, e lo Spirito Santo venne sopra di lei, e la parola fu fatta carne. Il Figlio di Dio nacque, ma in primo luogo la promessa, prima la parola. E voi ricevete la parola e lo Spirito Santo viene sulla parola per creare la nuova vita in voi. Per ogni nascita c'è bisogno di una semenza e per la nascita spirituale c'è bisogno della semenza della parola di Dio. In Luca capitolo 8, nel versetto 11 leggiamo, la parola è la semenza. La parola di Dio dimora in eterno. Così noi riceviamo la parola di Dio tramite rivelazione divina. E la vita di Dio viene in noi. Ed ecco il mistero. La vita è nel sangue. Levitico capitolo 17 versetto 11. La vita è nel sangue. Così nel sangue del Salvatore c'era la vita eterna. E quando Egli ha sparso il suo sangue, quando ha dato la sua vita, noi abbiamo ricevuto la redenzione. La redenzione attraverso il sangue. Siccome il peccato originale avvenne nel corpo di carne e sangue, il nostro Signore è dovuto venire in un corpo di carne e sangue per riscattarci, per dare la sua vita. Se accettate la redenzione, se sperimentate la redenzione tramite il sangue del Figlio di Dio, come disse Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Se voi credete in Gesù Cristo come vostro personale salvatore, se credete che i vostri peccati sono perdonati, che Dio vi ha riconciliati in Cristo, la stessa vita che era nel sangue del Figlio di Dio, e in tutti coloro che sono redenti per mezzo del sangue, è la vita eterna. Il sangue è stato sparso, il sangue del nuovo patto. Matteo, capitolo 26, dal versetto 26 al versetto 28, il nostro Signore ha detto: Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. Così siamo qui oggi per dirvi di accettare ciò che Dio ci ha dato. Il perdono dei peccati. La riconciliazione con Dio. E tutte le benedizioni di Dio. In primo luogo noi ascoltiamo la parola di Dio, poi crediamo la parola di Dio. E poi sperimentiamo la parola di Dio. Così viviamo in un tempo molto speciale, miei cari amici. Così tante profezie della Scrittura vengono adempiute in tutto il mondo: Matteo capitolo 24, Luca capitolo 21, Marco capitolo 13 in cui il nostro Signore ha parlato del tempo della fine. Tutto è adempiuto sotto i nostri occhi, in tutte le nazioni, in Israele e adesso anche in Europa. Tutta l'Europa è stata unita. E io sono stato molto sorpreso. Sapete, noi viviamo in Europa, e il profeta Daniele ha visto i quattro imperi mondiali, egli vide l'impero babilonese. Vide l'impero medio-persiano. Sì, egli vide l'impero greco e poi vide l'impero romano, che è iniziato nell'anno 60 prima di Cristo. L'Apostolo Paolo era già nato come cittadino romano ed ora l'impero romano sorge di nuovo. E noi tutti ricordiamo, io ricordo, nel marzo 1957 al Vaticano fu firmato il Trattato di Roma ed ora 27 nazioni appartengono all'Unione Europea. E il signor Juncker... Ha annunziato proprio questa settimana che tutti devono avere l'euro, non possono rimanere con la propria moneta. Loro tutti devono essere uniti, tutti devono diventare uno, tutti devono avere la stessa moneta. Miei cari fratelli e sorelle, noi siamo alla fine del tempo della fine. E il ritorno di Gesù Cristo è molto, molto vicino. Anche quando guardiamo al mondo religioso, tutte le chiese protestanti ritornano a Roma. Abbiamo 349 chiese protestanti e loro tutte sono unite nel concilio mondiale delle chiese. E tutte ritornano a Roma. Come voi tutti sapete, il 31 ottobre saranno 500 anni da quando ha avuto inizio la Riforma: quando Martin Lutero ha inchiodato le 95 tesi nella chiesa a Wittenberg. Ma ora loro dicono. La riforma è cessata, noi tutti siamo uno, siamo una grande chiesa e tutti sono uniti con Roma. Ma per la grazia di Dio, i veri figli di Dio non ritornano a Roma, loro ritornano a Gerusalemme, all'originale parola di Dio. Perché in Isaia capitolo 2 la parola di Dio dice... La parola uscirà da Gerusalemme e il vero insegnamento dal Monte Sion. La Chiesa del Nuovo Testamento è stata fondata a Gerusalemme tramite l'effusione dello Spirito Santo e noi dobbiamo ritornare a quell'inizio. In Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 42, leggiamo. Ed essi erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli Apostoli. Ma voi potete andare da una chiesa all'altra, da una denominazione all'altra, nessuna è nella dottrina degli Apostoli. Tutti hanno i propri insegnamenti, tutti hanno le loro cose che credono. Ma per la grazia di Dio, i veri figli di Dio. Ritornano alla vera parola di Dio. Sono restaurati, riportati al principio. Nel principio era la parola, non l'interpretazione, ma la parola di Dio. E tutte le interpretazioni passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Quanti di voi credono la parola di Dio? Fatemi vedere le vostre mani. Gloria a Dio. Alleluia. Perciò possiamo dire, come è scritto in Isaia capitolo 55, la parola uscita dalla mia bocca, il Signore ha detto, non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Così noi vediamo nell'ambito politico ciò che accade, vediamo ciò che accade nell'ambito religioso, vediamo come la religione e la politica sono unite. E per la grazia di Dio noi abbiamo ricevuto il messaggio dell'ora. Voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevi, dice il Signore. E io vi accoglierò, seconda epistola ai corinzi, capitolo 6, dal versetto 13. Allora io vi accoglierò e mi sarete per figli e per figlie. Voi, popolo mio, non tutti. Voi, popolo mio, irredenti, coloro che il Signore ha riscattato tramite il sangue. Coloro che credono la parola di Dio. Abramo ha creduto Dio. A chi voi credete? Cosa voi credete? Ritornate a Dio. Ritornate alla parola di Dio. Voi non potete credere un uomo, non una religione, ma dovete credere Dio. E Abramo ha creduto Dio? E Abramo ha ubbidito a Dio. Se credete Dio, voi ubbidite a Dio, come scritto in Marco capitolo 16, che dobbiamo predicare il Vangelo di Gesù Cristo e coloro che credono e sono battezzati saranno salvati. Se credete, ma rifiutate di essere battezzati. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Perché la parola di Dio dice, se noi crediamo e siamo battezzati, allora saremo salvati. Questa è la parola di Dio. Per favore, rispettate la parola di Dio. Se non rispettate la parola di Dio, Dio non può rispettare voi. Credete ogni parola di Dio. Rispettate ogni parola di Dio. E con questo tema del battesimo, non possiamo andare in Matteo capitolo 28, che dobbiamo ammaestrare tutti i popoli e battezzarli nel nome, nel nome, nel nome che è al di sopra d'ogni altro nome. Padre non è un nome, figlio non è un nome. Così, qual è il nome? in cui Dio si è rivelato come Padre nel cielo, nel suo unigenito figlio sulla terra e nei credenti per mezzo dello Spirito Santo, Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi, tre manifestazioni dello stesso Dio per portare a compimento il suo piano di salvezza. Ecco perché il nostro Signore poteva dire, in Giovanni capitolo 20, io vado al Padre mio e Padre vostro, perché Egli era il primogenito in mezzo a molti fratelli, cari fratelli e sorelle, e quando il Signore ritornerà noi saremo mutati, e saremo come lui. Egli è venuto a noi in questo corpo, e nella resurrezione noi riceveremo un corpo di resurrezione. In Atti degli Apostoli capitolo 1, nel versetto 11, leggiamo, questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera, in cui lo avete visto andare in cielo. E nella prima epistola ai Corinzi capitolo 15 abbiamo l'intero resoconto di ciò che accadrà. Il nostro Signore ritornerà e i morti in Cristo, non tutti i morti, nella prima resurrezione ci saranno soltanto i veri credenti. Nella seconda resurrezione in Apocalisse capitolo 20 tutti saranno resuscitati e tutti staranno davanti al trono bianco del giudizio. Ma nella prima resurrezione al ritorno di Cristo ecco perché la scrittura dice beato e santo chi partecipa alla prima resurrezione. Io voglio che voi siate partecipi della prima resurrezione. Voglio che siate pronti al ritorno di Cristo. Per la grazia di Dio, noi condividiamo la vera parola di Dio, i veri insegnamenti della parola di Dio. Siamo stati riportati al principio. E per terminare questo tema in merito al battesimo, in primo luogo noi predichiamo il perdono dei peccati. Luca capitolo 24, versetto 47, nel Suo nome, nel nome di Gesù Cristo, noi predichiamo in primo luogo la remissione dei peccati e poi battezziamo. Coloro che ricevono per fede la remissione dei peccati. E con Matteo capitolo 28 e Marco capitolo 16 e Luca capitolo 24, noi andiamo nel primo sermone che è stato predicato il giorno di Pentecoste. E che tutti i predicatori possano ascoltare questo che tutte le denominazioni possano ascoltare questo. La prima e l'ultima predicazione devono essere uguali. Il primo e l'ultimo battesimo devono essere uguali. Dio non cambia. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. L'insegnamento non cambia. Tutte le chiese hanno cambiato gli insegnamenti. Non c'è un solo vero insegnamento nelle chiese. Ogni chiesa ha i propri insegnamenti. Non c'è una sola chiesa né una denominazione nell'insegnamento apostolico. Tutte hanno le proprie interpretazioni, i propri insegnamenti, i propri dogma, ma per la grazia di Dio i veri credenti sono riportati al principio. Per la grazia di Dio nel nostro tempo noi crediamo come loro hanno creduto al principio. Pietro, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, cosa ha detto? Le persone gli chiesero cosa dobbiamo fare per essere salvati? Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo e voi riceverete il dono dello Spirito Santo perché per voi è la promessa e per i vostri figli e per quanti e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà lo stesso modello della prima predicazione 3000 persone furono battezzate il giorno di Pentecoste Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 37 al versetto 41. Io vi chiedo nel nome del Signore Gesù Cristo, se voi ascoltate la vera parola di Dio, prendete la giusta decisione, credete la parola di Dio, ricevete il perdono dei vostri peccati e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, per confermare il perdono dei vostri peccati. Per la grazia di Dio, noi andiamo da Gerusalemme in Samaria. Filippo predicò in Samaria. E cosa fu detto in Atti capitolo 8? Loro furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. In Atti capitolo 10, versetto 48, loro furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. In Atti capitolo 19, furono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Nessuna volta, nessuna volta, nessuna volta è stata usata la formula. Nel nome del Padre neanche una sola volta, neanche una sola volta. Fino all'anno 337 nel 337 per la prima volta fu usata la formula. Non posso entrare in tutti questi dettagli, ma cari fratelli e sorelle, noi viviamo nel tempo della restaurazione. Non nel tempo della riforma. Dal tempo della riforma c'è stato un risveglio dopo l'altro. E si è andati sempre più in profondità nella parola di Dio. Il risveglio di John Wesley è stato più profondo di quello di Martin Lutero. E poi con i battisti... In, in, in ogni risveglio si è andati sempre più vicini alla parola di Dio fino al movimento pentecostale. Potete immaginare questo? Potete immaginare questo? 500 milioni di persone sulla terra affermano adesso di aver ricevuto lo Spirito Santo. Nelle riunioni carismatiche, nelle riunioni carismatiche pentecostali, affermano di avere ricevuto lo Spirito Santo. Fanno abbastanza musica, sanno come farlo, ma, cari fratelli e sorelle, il Signore nostro Salvatore ha detto. Quando lo Spirito Santo sarà venuto, vi guiderà in tutta la verità. Lo Spirito Santo non può fare parte dell'errore. Così tutti rimangono nella dottrina della Trinità. Tutti rimangono nel battesimo di Padre, Figlio e Spirito Santo e dicono alleluia, oh gloria a Dio. Oh noi preghiamo per i malati, dimenticatelo, ritornate alla parola di Dio, perché molti verranno in quel giorno e diranno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, non abbiamo fatto grandi prodigi e il Signore dirà loro, io non vi conosco, chi siete? Io non vi conosco. Cari fratelli e sorelle, cari amici, non giocate con l'eternità. Siate certi di credere come dice la scrittura. Questo è ciò che ha detto il nostro Signore e Salvatore. Chi crede in me, come dice la scrittura, come dice la scrittura, ritornate alla parola di Dio, ritornate alla volontà di Dio. Così permettetemi di dire di nuovo questo. Dico questo con un cuore infranto. Tutti rimangono negli stessi insegnamenti, nell'insegnamento trinitario, nel battesimo trinitario e si riconoscono gli uni gli altri e loro tutti giocano alla religione. Ma per la grazia di Dio... I veri credenti sono riportati a Dio, sono riportati alla parola di Dio, sono riportati al principio. Loro rispettano l'ordine divino. E lo ripeto affinché comprendiate. Dio si è rivelato come nostro Padre nel cielo. Ma voi non dite mai che il Padre è eterno? Il Figlio è eterno, lo Spirito Santo è eterno, il Padre è onnipotente, il Figlio è onnipotente, lo Spirito Santo è onnipotente. Voi non potete dire questo perché non si trova nella Bibbia. C'è un solo Dio, un solo Dio. Ascolta, o oh Israele, il Signore tuo Dio è uno. Non avrai altri dei nel mio cospetto. Questo è il primo comandamento. Ma per la grazia di Dio, come abbiamo già detto, il nostro Dio si è rivelato come nostro Padre nel cielo. Ma da quando Egli è Padre, nei 4.000 anni, da Adamo a Cristo, nessuno ha mai parlato a un Padre nel cielo mai ha un figlio nel cielo, neanche una sola volta, ma 6.000 volte il Signore Dio, il Signore Dio. Tuttavia arriva il momento in cui le promesse dell'Antico Testamento furono adempiute. Una vergine concepirà e partorirà un figlio, e partorirà un figlio. Il figlio non è nato nel cielo, il figlio è nato a Bethlehem, Emmanuel, Dio con noi. Nel profeta Isaia, leggiamo nella profezia, e gli porrà nome Emmanuel. In Luca capitolo 2, in Matteo capitolo 1, tu gli porrai nome Gesù. È meraviglioso. Emanuel, Dio con noi. E come il Signore nell'Antico Testamento era la manifestazione visibile del Dio invisibile, così il Padre si è manifestato nel Figlio. E perciò noi preghiamo Padre nostro. Soltanto nel Nuovo Testamento noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli. Nessuno prega nostro figlio che sei nei cieli. Nessuno prega nostro Spirito Santo che sei nei cieli. Noi preghiamo Padre nostro che sei nei cieli. Perché nel cielo il Signore è Salvatore e figlio dell'uomo. Voi vedrete il Figlio dell'uomo alla destra della maestà. Oh, io amo il tema della deità. Alleluia! Circa 70 volte nei quattro Vangeli leggiamo in merito al Figlio dell'uomo. Voi vedrete il Figlio dell'uomo venire nella gloria ma da Romani capitolo 1 versetto 1 fino all'ultimo versetto nella lettera di Giuda neanche una sola volta figlio dell'uomo o oh, è figlio di Dio io amo ciò la Bibbia è in un ordine divino ogni cosa al posto giusto così per la grazia di Dio noi comprendiamo il nostro tempo e la promessa per questo giorno. Qual è la promessa? C'era una promessa per la prima venuta di Cristo, in Malachia capitolo 3. Io mando il mio messaggero davanti la mia faccia. E quando il tempo fu compiuto, l'angelo Gabriele discese dal cielo e si tenne alla destra dell'altare e parlò a Zaccaria dicendogli tua moglie Elisabetta avrà un figlio e lo chiamerà Giovanni perché egli andrà davanti al Signore per preparare la sua via nello spirito e nella potenza di Elia quando Dio adempie le promesse sulla terra il cielo discende, ha luogo il soprannaturale e Dio adempie le promesse. Così Giovanni Battista era un profeta promesso, un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, per il popolo di Dio, per preparare il cuore del popolo per ricevere il loro Salvatore in Luca capitolo 1 versetti 17 e 18, per preparare un popolo al Signore. Ma come abbiamo menzionato prima, le persone in generale non riconoscono il loro giorno. Il Signore ha dovuto dire, tu non hai riconosciuto il giorno della tua visitazione. E se andate in Matteo capitolo 7 versetti 29 e 30 La sacra scrittura dice gli scribi e i farisei rigettarono il piano di salvezza per loro rifiutando di essere battezzati da Giovanni rifiutando di essere battezzati da Giovanni loro osservavano il sabato, cantavano i salmi, avevano una religione, avevano una religione, ma hanno mancato il giorno della visitazione di Dio. Oggi abbiamo delle religioni. Miei cari fratelli e sorelle, io devo sottolineare questo. Non mancate il giorno della vostra visitazione. Così, se ritorniamo a ciò che accadde alla prima venuta di Cristo, Isaia capitolo 40 versetto 3 fu adempiuto. Una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore. Malachia capitolo 3 versetto 1 fu adempiuto. Io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via davanti a me. Ed ecco il mistero. Quando Giovanni Battista predicava e la moltitudine veniva per ascoltarlo, sapete cosa disse? Io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dietro di me, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Coloro che avevano creduto il messaggio di Giovanni Battista avevano ricevuto la promessa di ricevere lo Spirito Santo. Coloro che credono adesso il messaggio dell'ora riceveranno il battesimo dello Spirito Santo, riceveranno l'ultima pioggia, vedranno il tempo di refrigerio. Promesso nella parola di Dio. Giacomo capitolo 5 versetto 7 parla del ritorno di Cristo. Aspettate che venga la prima e l'ultima pioggia. Dio adempirà ogni promessa e dal nostro cuore noi crediamo ogni promessa di Dio e dovete leggere Galati capitolo 4 versetto 23 Abramo ebbe due figli uno era nato secondo la carne e uno secondo la promessa uno secondo la carne e uno secondo la promessa miei cari fratelli in primo luogo la promessa poi noi crediamo la promessa e poi vediamo la promessa adempiersi e in galati capitolo 4 nel versetto 28 leggiamo voi siete alla maniera di sacco figli della promessa i figli della promessa credono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. Così, in merito alla promessa per il nostro tempo, il Signore Dio ha detto in Malachia capitolo 4, egli stesso l'ha detto, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Voi dovete leggere nelle sacre scritture in merito al giorno del Signore. Dovete leggere Isaia capitolo 13. Dovete leggere Gioele capitolo 2, versetto 31. Dovete leggere Atti capitolo 2, versetto 20. Dovete leggere Prima Epistola di Pietro capitolo 3. E dovete leggere nella seconda Epistola di Pietro per comprendere l'adempimento della promessa. Cari, io devo sottolineare questo. Quando noi parliamo, condividiamo con voi la vera parola di Dio. Condividiamo con voi la parola promessa per questo giorno. Se siete figli della promessa, voi crederete la parola della promessa e riceverete lo spirito della promessa. Io ripeto ciò che Giovanni disse, io vi battezzo con acqua, noi possiamo battezzare con acqua, ma il nostro Signore Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo. Così tutti coloro che credono le vere promesse di Dio, che credono con tutto il loro cuore, saranno partecipi di ciò che Dio fa adesso. Così l'ultima promessa è, io vi mando il profeta Elia per restaurare tutte le cose, per restaurare tutte le cose, per riportarci al principio, per farci tornare indietro a duemila anni fa, allo stesso fondamento. Prima epistola ai Corinzi capitolo 3. L'apostolo disse, io ho posto il fondamento. Nessun altro fondamento può essere posto, tranne quello che è già stato posto. In Efesini capitolo 2, versetto 20, noi siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E Gesù Cristo è la pietra angolare. Dove siete voi edificati? Dove sono edificate le chiese? Ognuna ha posto il proprio fondamento. Ma il vero fondamento è stato posto dagli apostoli e dai profeti. E Gesù Cristo è la pietra angolare. E noi siamo delle pietre in questo edificio. Così, per la grazia di Dio, noi comprendiamo e crediamo la promessa per questo giorno. Dio ha detto io restaurerò, non soltanto nell'Antico Testamento, ma anche in Matteo capitolo 17. E questo è molto, molto speciale per me. In Matteo capitolo 17 qualcosa di grande aveva avuto luogo. La gloria di Dio discese, la nuvola soprannaturale è discesa e i tre discepoli erano con il Signore. Apparvero Mosè ed Elia e Pietro disse: Io edificherò tre tabernacoli. Ma accadde qualcosa: una voce venne dalla nuvola soprannaturale. Questo è il mio diletto figlio. Ascoltatelo. Questo è molto importante, cari fratelli, care sorelle, cari amici. Ascoltatelo. Non ascoltate il predicatore. Non ascoltate nessun vescovo. Ascoltate lui. In Matteo, capitolo 3, versetto 17. La voce venne dalla luce soprannaturale. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ma in Matteo capitolo 17, nel versetto 5, questo è il mio diletto figlio. Ascoltatelo. E chi ha orecchi da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice adesso alle chiese. Ritornate alla parola di Dio promessa per questo giorno. Così, per la grazia di Dio, noi comprendiamo che questo è un tempo speciale, proprio prima del ritorno di Cristo. E noi non siamo soltanto al tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. E tre volte il nostro Signore ha detto, parlando dei segni del tempo della fine? Quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sappiate che Egli è vicino proprio alle porte. Egli è vicino proprio alle porte. Quando siamo venuti qui oggi, forse c'erano 15 chilometri. Ma nel momento in cui siamo arrivati qui, dovevamo semplicemente entrare. Dovevamo semplicemente entrare. E il nostro Signore ha detto: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete, voi non sognate, non supponete, voi sapete, voi sapete che è qui, è alle porte e in ogni momento potrebbe accadere. Così questo è un tempo speciale in cui siamo arrivati. E secondo Matteo capitolo 24, versetto 14, questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni e allora verrà la fine. E secondo Apocalisse capitolo 14, è chiamato il Vangelo eterno. Il Vangelo eterno viene predicato a tutte le nazioni prima del ritorno di Cristo. Cari fratelli e sorelle, cari amici, non dico questo per me, ma c'è mai stato un tempo in cui la parola di Dio è stata predicata in tutto il mondo, persino il più grande uomo di Dio nel nostro tempo, William Branham, è stato in 12 differenti nazioni, forse Billy Graham è stato in 20 nazioni, forse qualche altro evangelista è stato in 30 nazioni, ma la Bibbia dice questo Vangelo del Regno Sarà predicato a tutte le nazioni. Non c'è mai stato un tempo, non c'è mai stato un tempo in cui tutte le nazioni sono collegate con l'ultimo messaggio. Per la grazia di Dio, voi conoscete la mia testimonianza, non devo ripeterla, ma il Signore mi ha chiamato direttamente per andare di città in città e di nazione in nazione per predicare la parola di Dio. Ed ora io guardo indietro a 55 anni e sono stato in 163 nazioni. I miei piedi hanno calcato il suolo di 163 nazioni e insieme serviamo adesso 172 nazioni. Delle 192 nazioni noi serviamo direttamente 172 nazioni e i fratelli di queste nazioni servono il resto delle nazioni. Così il Vangelo del Regno di Dio, l'ultimo messaggio, raggiunge le estremità della terra. Dunque, per la grazia di Dio, noi vediamo adempersi la scrittura, questo Vangelo del Regno, con tutte le promesse di Dio, con tutte le cose che Dio ha promesso per il nostro tempo, fino alla restaurazione, così Dio ha fatto la promessa di restaurare. E per la grazia di Dio, l'abbiamo già detto, in Matteo capitolo 17 versetto 11, Marco capitolo 9 versetto 12. Il nostro Signore ha confermato la promessa dell'Antico Testamento dicendo, certo, Elia deve prima venire e restaurare tutte le cose. Proprio come Dio ha usato il profeta Elia, nel primo libro del Re, capitoli 17 e 18, egli radunò il popolo di Israele. Egli li radunò tutti sul Monte Carmelo. E poi il suo messaggio è stato: fino a quando zoppicherete dai due lati? Così egli prese dodici pietre, egli restaurò l'altare del Signore. Riedificò l'altare del Signore, prese dodici pietre secondo le dodici tribù e mise il sacrificio sull'altare e versò l'acqua sul sacrificio e poi pregò. Signore Dio, fa che si sappia oggi che tu sei l'unico vero Dio in Israele. E io sono il tuo servitore. E ho fatto tutto questo secondo la tua parola. E Dio diede la risposta. Il fuoco cadde e il sacrificio fu consumato. Cari fratelli e sorelle, il nostro caro fratello William Branham aveva uno speciale mandato. Egli fu detto l'11 giugno 1933, come Giovanni Battista fu inviato come precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Un uomo mandato da Dio con l'originale messaggio biblico con la dottrina biblica originale degli apostoli. E come Elia prese le dodici pietre, questo uomo di Dio ha preso la dottrina dei dodici apostoli e ha restaurato il fondamento. E ora noi edifichiamo su questo fondamento restaurato. Oggi ho letto in Esdra, quando il popolo di Israele ritornò dalla cattività babilonese, loro ritornarono a Gerusalemme. Trovarono il posto originale del Tempio, il fondamento originale del Tempio. E si rallegrarono così forte. Che tutta la terra fu scossa perché era terminata la cattività babilonese. Loro erano ritornati a Gerusalemme, al fondamento originale. E lodavano Dio in tale maniera che tutta la terra tremò. Miei cari fratelli e sorelle, noi siamo usciti dalla cattività babilonese. Siamo ritornati a Gerusalemme, al fondamento originale. Dov'è la gioia? Dov'è la lode a Dio? Qual è la vostra reazione riguardo a ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo? Dio ha mandato la Sua parola. E la Sua parola non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Così, per la grazia di Dio ha luogo la restaurazione. Lo ripeto, come i figli di Israele ritornarono a Gerusalemme, trovarono il fondamento originale e si rallegrarono. Che ne è di voi? Che ne è di noi? Noi siamo ritornati a Gerusalemme, al fondamento originale agli insegnamenti originali. Mio Dio fa che ci rallegriamo e che diamo a Dio la lode e l'onore e la gloria. Perché abbiamo riconosciuto il giorno della nostra salvezza, abbiamo riconosciuto il giorno della nostra visitazione. Così riassumiamo ciò che abbiamo detto qui oggi nel nome del Signore. Tutti andranno per le proprie vie. Tutti si uniranno sotto Roma. Ogni cosa prende il suo corso. Ma per la grazia di Dio, per la grazia di Dio, i veri figli di Dio credono la parola promessa per questo giorno. Posso chiedere quanti credono la parola promessa per questo giorno? Fatemi vedere le vostre mani. Oh che Dio vi benedica, Dio vi benedica. Voi siete figli della promessa. Credete la parola della promessa e avete parte in ciò che Dio fa adesso. E lo ripeto. Mentre Giovanni Battista predicava a coloro che erano al fiume Giordano, e che furono battezzati, e gli disse, Io vi battezzo con acqua. Ma siccome voi credete, voi credete che colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Chi erano le 3.000 persone il giorno di Pentecoste? Chi erano? Coloro che aspettavano l'adempimento della promessa dello Spirito Santo, loro dovevano essere là dove la promessa fu adempiuta. Noi dobbiamo essere nella parola di Dio, dobbiamo essere nella volontà di Dio per vedere e adempiersi la promessa. E come certo che il Signore ha promesso, prima che Egli ritorni, di restaurare tutte le cose. E cari fratelli e sorelle, come certo che voi credete con tutto il vostro cuore e ricevete la remissione dei vostri peccati per fede, siete giustificati tramite il sangue del Figlio di Dio e credete il messaggio dell'ora. Lo Spirito Santo confermerà questa parola. Giovanni poteva battezzare soltanto con acqua. Il fratello Branham poteva soltanto battezzare con acqua. I nostri fratelli possono battezzare soltanto con acqua. Ma egli, egli, il nostro Signore battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Tutti coloro che credono il messaggio e sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo riceveranno il battesimo dello Spirito Santo, riceveranno l'ultima pioggia, riceveranno la totale restaurazione e saranno pronti per il ritorno di Cristo. Perché la Bibbia dice, in Apocalisse capitolo 19, e la sua sposa si è preparata. E ritorniamo ancora una volta in Matteo capitolo 25. L'ultimo messaggio è... Ecco lo sposo viene. Ecco lo sposo viene. Soltanto coloro che fanno parte della sposa ascolteranno il messaggio dello sposo tutti gli altri continueranno nelle proprie vie ma i veri figli della promessa credono la parola della promessa e vedranno la promessa adempiersi avranno la totale restaurazione avranno il battesimo dello spirito santo la manifestazione dello spirito santo e saranno condotti dallo Spirito Santo e riceveranno l'ultima pioggia come scritto in Giacomo capitolo 5. E ancora un passo della scrittura, Atti degli Apostoli capitolo 3, dal versetto 19. Gesù Cristo rimane accolto nel cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose che Dio ha promesso tramite i santi profeti sin dall'inizio del tempo. Gesù Cristo rimane accolto nei cieli fino al tempo in cui tutte le cose annunciate dai profeti siano restaurate. E allora egli ritornerà. E la sposa sarà pronta, la sposa sarà pronta, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di verità, suggellata con lo Spirito Santo. E permettetemi di dire di nuovo questo: Dio non metterà mai il suo suggello nell'errore. Dio non suggellerà mai la confusione e la Bibbia dice in Efesini capitolo 1 versetto 13: Dopo che abbiamo udito la parola della verità, dopo che abbiamo udito la parola della verità, siamo stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa. In primo luogo ascoltiamo la parola della verità. E noi conosceremo la verità e la verità ci renderà liberi da ogni errore. E soltanto dopo che siamo purificati da ogni errore, Dio può mettere il suo suggello. Così noi non interpretiamo nessun passo della scrittura. Noi diciamo con l'Apostolo Pietro, abbiamo la parola profetica più certa. E guardiamo ad essa come una lampada che splende in luogo scuro. Così, per la grazia di Dio, noi viviamo in un tempo speciale. Prendete la giusta decisione. Uscite da tutta la confusione, da tutta la cattività babilonese, da tutti gli insegnamenti delle denominazioni. E ritornate a Dio, ritornate al fondamento originale. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Ritornate a Dio, ritornate al principio. E poi possiamo dire, Maranata, vieni Signore Gesù. Quanti aspettano il ritorno di Cristo? Alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi per una parola di preghiera. E prima che preghiamo, prima che preghiamo, investighiamo i nostri cuori alla presenza di Dio. Se trovate qualcosa che non va davanti a Dio, portatela al Signore. Portatela al Signore. Questo è un giorno speciale, una speciale riunione. Il Signore ci ha parlato tramite la sua santa parola. Ogni punto è assolutamente chiaro. Il vero fondamento è stato posto. E siamo stati riportati al fondamento originale. Siamo stati riportati agli insegnamenti originali. Siamo stati riportati al battesimo originale. Siamo stati riportati a Gerusalemme. Siamo stati riportati al principio. Così per la grazia di Dio la parola promessa per questo giorno non è ritornata a vuoto a Dio. Ma compie ancora ciò per cui è stata mandata. Lo compie ancora in noi tutti. Credete la parola promessa. Credete con tutto il vostro cuore. Abramo ha creduto a Dio. Abramo ha ubbidito a Dio. Voi credete Dio. Voi ubbidite a Dio e per la grazia di Dio il Signore porterà a compimento la sua opera. Nessun profeta, nessun uomo di Dio. Egli è morto sulla croce del Calvario: ha sparso il suo sangue, ci ha dato il perdono dei peccati, ci ha dato la Sua parola così egli porterà compimento la sua opera di redenzione romani capitolo 9 versetto 28 il signore stesso porterà compimento la sua opera anche isaia capitolo 28 e per la grazia di dio noi abbiamo condiviso la vera parola di dio i veri insegnamenti della bibbia che Dio è uno, che Egli si è rivelato come nostro Padre nel cielo, nel Suo unigenito figlio sulla terra e nei credenti per mezzo dello Spirito Santo. Ma il nome, il nome in cui Egli si è rivelato è al di sopra di ogni altro nome. E in questo nome... Nel nome del Signore Gesù Cristo, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Così per la grazia di Dio e tramite rivelazione divina, e fratelli e sorelle, cari amici, voi non vedete questo? A meno che vi venga rivelato per mezzo dello Spirito Santo. Tutti i predicatori possono leggere Matteo capitolo 28, ma non lo vedono perché deve essere rivelato dallo Spirito Santo. Se il nome fosse menzionato in Matteo capitolo 28, tutti conoscerebbero il nome ed ognuno sarebbe battezzato nel nome. Ma ciò avviene tramite rivelazione divina. Cieli e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. E il nostro Signore ha detto: Quando lo Spirito Santo sarà venuto, vi guiderà in tutta la verità. Così, per la grazia di Dio, permettetemi di dire questo di nuovo. Nel nostro tempo Dio ha mandato il suo servitore profeta William Branham. Egli era un uomo mandato da Dio con un mandato divino in collegamento con il piano di salvezza che il messaggio dato a lui avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Nel dicembre 1965 il Signore ha portato il Suo servitore a casa nella gloria. Ma da quel tempo la parola di Dio, le promesse per questo giorno, il messaggio dell'ora ha raggiunto le estremità della terra. Lo sottolineo di nuovo. Matteo capitolo 24, versetto 14. Questo Vangelo del Regno, tutto ciò che è incluso in ciò che concerne il Regno di Dio, l'intero piano di salvezza, come l'Apostolo Paolo poteva dire in Atti degli Apostoli capitolo 20, io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. Nel nostro tempo... Tutto il consiglio di Dio è stato annunciato, i veri insegnamenti della Bibbia, sin dalla caduta nel giardino dell'Eden, fino ad Apocalisse capitolo 22. Tutte le cose sono state rivelate per la grazia di Dio, per mezzo dello Spirito Santo. E Dio ha usato il fratello Branham in modo molto speciale per riportarci alla parola, al fondamento originale, alla dottrina degli Apostoli. E per la grazia di Dio noi condividiamo la stessa rivelazione, la stessa parola di Dio, perché abbiamo riconosciuto il nostro giorno, il giorno della visitazione di Dio. Dico questo per concludere. Ricordatevi Luca capitolo 19. Gesù era entrato a Gerusalemme cavalcando secondo Zaccaria capitolo 9 e i discepoli cantavano, lodavano e il Signore cantavano Osanna, Osanna al re perché Zaccaria capitolo 9 era stato adempiuto. Ma poi gli scribi vennero dai discepoli, vennero da Gesù e gli dissero: di loro di tacere. E il nostro Signore disse: se costoro tacciono, le pietre grideranno, le pietre grideranno. Ma poi il nostro Signore è salito sul monte degli olivi. E ha guardato su Gerusalemme, dicendo: Oh Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti? Come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma tu non l'hai voluto. E poi ha pronunciato il giudizio. Poi ha pronunciato il giudizio. Cari fratelli e sorelle, ricordatevi Matteo, capitolo 25, versetto 10. Quelle che erano pronte, quelle che erano pronte, vi state preparando, vi state preparando? Quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. E cosa è accaduto dopo? Sono arrivate le vergini stolte, ma erano arrivate troppo tardi, la porta era chiusa e hanno bussato alla porta. Quanti desiderano essere con le vergini avvedute? Fatemi vedere le vostre mani. Amen. Io credo con tutto il mio cuore che tutti coloro che accettano il messaggio dell'ora, tutti coloro che credono la parola promessa di Dio, parteciperanno alla prima resurrezione. Avranno parte al ritorno di Cristo. Parteciperanno al rapimento. Quando il nostro Signore ritornerà. Prima Epistola ai Tessalonicesi capitolo 4, sarà adempiuto. e Il Signore stesso ritornerà. Egli verrà con un grido. E i morti in Cristo risusciteranno per primi. E coloro che vivono in Cristo saranno mutati. E insieme saremo portati in alto. E sta scritto nel versetto 17 che saremo portati in alto sulle nuvole. Come il nostro Signore fu portato in alto su una nuvola, la nuvola soprannaturale ci porterà nella gloria. Primo Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17. Noi saremo portati in alto sulle nuvole per incontrare il Signore ed entrare con Lui nella sala delle nozze e per essere con Lui per sempre. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Beato e santo è colui che prende parte alla resurrezione, che prende parte al mutamento del corpo, che prende parte al rapimento. Per la grazia di Dio io credo questo. Io credo questo. Perché se Dio fa una promessa e noi crediamo quella promessa, egli non può deluderci. Egli è responsabile di adempiere la promessa. Credete con tutto il vostro cuore. Egli è responsabile di adempiere la sua promessa. Voi siete responsabili di credere, ma Egli è responsabile di adempierla. Tutto ciò che è collegato al regno di Dio è una realtà. La prima venuta del Signore è stata una realtà. Il suo ministero è stato una realtà, la sua morte è stata una realtà, la sua resurrezione è stata una realtà, la sua ascesa al cielo è stata una realtà, il suo ritorno sarà una realtà, il rapimento sarà una realtà, la cena delle nozze dell'agnello sarà una realtà, ogni cosa sarà una realtà. Così credete con tutto il vostro cuore e avrete parte in ciò che Dio fa. E in primo luogo noi ascoltiamo la parola, crediamo la parola e Dio conferma la sua parola. Mentre chiniamo i nostri capi e apriamo i nostri cuori, siamo alla presenza di Dio. Noi crediamo con tutto il nostro cuore che tutto ciò che Dio ha promesso e noi crediamo, sì, vediamo tutti i fazzoletti qui, io asciugherò il mio sudore con questi fazzoletti, non pregherò soltanto ma prenderò ogni fazzoletto, ho abbastanza sudore, non vi preoccupate perché amo fare tutte le cose secondo la Bibbia. Così diciamolo ancora una volta, questo è un tempo speciale e per la grazia di Dio questo è un giorno speciale, non soltanto per la Romania e per i paesi vicini, la Moldavia e tutte le altre nazioni, la Bulgaria e tutte le altre nazioni, ma questo è per il Ministero a livello internazionale. È un giorno speciale. Quelli in Australia stanno ascoltando, negli Stati Uniti stanno ascoltando, in Canada stanno ascoltando, perché sono collegati tramite internet. E permettetemi di dire di nuovo questo. Dieci anni fa non c'erano le possibilità che ci sono oggi, che su tutta la terra possono unirsi a noi per ascoltare la parola di Dio. Questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni e coloro che hanno orecchi da udire ascolteranno e coloro che credono riceveranno e avranno parte in ciò che Dio fa adesso. Permettetemi di dire questo. Quando ho consacrato la mia vita al Signore, nell'aprile 1966, dissi: Caro Signore, io obbedirò al tuo mandato che tu mi hai dato il 2 aprile 1962, ma ho una richiesta che tutti coloro che ascolteranno la tua parola dalle mie labbra crederanno, crederanno te e io li rivedrò nella gloria. Non voglio vedervi soltanto qui, ma voglio che voi siate nella gloria. E per la grazia di Dio... E il Signore mi ha mostrato la moltitudine vestita di bianco che nessuno può contare. È stato nel gennaio 1981, quando fui portato fuori da questo corpo e ho sperimentato il rapimento. Un numero che nessuno può contare. E tutti erano giovani, tutti erano giovani. Non più di vent'anni. In quel tempo non sapevo ciò che Giobbe aveva detto nel capitolo 33, versetto 25: Che noi saremo riportati nei giorni della nostra giovinezza. Miei cari fratelli e sorelle, nella resurrezione. Non ci sarà traccia di peccato, né traccia di vecchiaia, né traccia di malattia, nessuna traccia, nessuna traccia. Noi riceveremo un nuovo corpo e saremo giovani per sempre e per sempre, e saremo con il Signore per sempre. Credete con tutto il vostro cuore e ricevetelo, e che ciò. Sia nel vostro cuore per sempre. Che coloro che il Signore chiama adesso, Egli li aveva eletti, e prima della fondazione del mondo, i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello. Coloro che partecipano alla prima resurrezione. I loro nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. E l'agnello di Dio è stato preordinato prima della fondazione del mondo per morire per noi e darci la vita eterna. Ricevetelo. Noi predichiamo la parola nella semplicità, ma lo Spirito Santo lo rivelerà a voi. Condividete la rivelazione divina nel vostro cuore e voi la porterete con voi nella gloria. Chiniamo i nostri capi. Quanti vogliono essere ricordati in questa preghiera? Alzate le vostre mani. Ci sono delle speciali richieste? Dio vi benedica, Dio vi benedica. Signore Dio, noi ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Salva i perduti, guarisci gli ammalati, libera coloro che sono legati, conferma la tua parola, dona rivelazione divina per mezzo dello Spirito Santo, che ogni parola sia chiara, che non rimanga nessun dubbio e che la vera parola di Dio sia suggellata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, perché è una rivelazione divina. Caro Signore, ti diamo la lode, l'onore e la gloria, per la tua preziosa e santa parola, per l'Antico e il Nuovo Testamento. Ti ringraziamo per il tempo in cui viviamo. Ti ringraziamo per il messaggero, ti ringraziamo per il messaggio, ti ringraziamo per la parola promessa. Caro Signore, benedici il tuo popolo, tutti i figli e le figlie di Dio, che la benedizione del Dio onnipotente riposi su di voi, nel nome santo di Gesù. Credete, ricevete e abbiate parte in ciò che Dio fa adesso. Benedetto sia il nome del Signore. E tutti dicano Amen. E tutti dicano Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. 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 Amen. Potete sedervi. Grazie per essere venuti per ascoltare la parola di Dio. Ciò mostra quel che significa per voi. Dio ha fatto la promessa in Amos che Egli avrebbe mandato una fame di ascoltare la parola di Dio. È lo stesso Dio che ha detto che avrebbe mandato una fame, lo stesso Dio ha preparato il cibo spirituale. E noi condividiamo con voi la parola di Dio come cibo spirituale. L'uomo non vivrà di pane solamente, ma di ogni parola di Dio. Così io vi rivedrò al ritorno di Cristo. Dio vi benedica. Grazie, caro fratello, per la traduzione. Anche il fratello Zicla saluta voi tutti. Il fratello Schmidt saluta voi tutti, tutti i fratelli, e noi diamo i saluti a tutti su tutta la terra, in ogni nazione sulla terra, che la benedizione del Dio Onnipotente riposi sul suo popolo. Nel nome santo di Gesù, amen, amen.